All'Igea Stadium si affrontano già Marina e Cotignola, padroni di casa alla ricerca di punti salvezza, Cotignola che insegue a debita distanza il Cattolica Calcio. Cotignola in maglia giallorossa subito in avanti, da cross sulla destra, in spaccata Bazzari, non riesce, la deviazione vincente sotto misura, Beralli si salva in questo caso come può. L'Igea risponde con questo tentativo dalla distanza non certamente irresistibile, bloccato in due tempi da Cesaretti. I padroni di casa si rendono pericolosi con due conclusioni dalla distanza di Facondini. Al primo tentativo il numero 10 alza la mira, al secondo chiama la presa a terra l'attento Cesaretti. Nella ripresa punti via, Bazzari si trova davanti a Bernardi, l'estremo di casa respinge due occasioni l'esecuzione del numero 9. Dall'altra parte Carestia mette al centro un pallone innocuo, Cesaretti si complica la vita da solo, Cicramini appoggia per Facondini che prova a piazzarla, ma serve involontariamente Carestia che viene anticipato sul più bello. Cicramini poco dopo spedisce sul fondo recando qualche brivido a Cesaretti, mentre Cotignola torna a rendersi pericoloso con la spaccata di Serra respinta da Berardi. Preludio al gol, Fabbri domestica la sfera, apre per Pirazzoli, cross al centro per l'incornata vincente di Mengozzi che batte sul secondo palo Berardi. Si aprono i varchi, in contropiede Mengozzi tenta lo scavetto, viene fuori una conclusione da dimenticare. L'Igea a questo punto prende coraggio e continua ad attaccare fino a quando Casadei apre per Della Motta. Ottimo l'inserimento del numero 3 che va al traversone per la testa vincente di Belloni che fa 1-1 togliendosi anche la maglia in fase di esultanza. All'ultimo secondo Cesaretti nel tentativo di anticipare Carestia rimane a terra, Pirini recupera la sfera, al momento del calcio c'è il fischio del direttore di gara che ferma l'azione poiché l'estremo ospite è rimasto colpito dall'avversario. Proteste locali ma gara che termina sul risultato di parità.